Contemporanea, faccio anche un po' gli onori di casa, però passo immediatamente la parola al presidente Ciccutto per un suo intervento. Grazie, è veramente solo un saluto, è un'occasione straordinaria. Io qui certo sono il presidente della Biennale, ma in realtà il Padiglione Italia ha una sua autonomia totale ed è veramente di competenza da tutti i punti di vista del Ministero della Cultura. Noi collaboriamo, diamo una mano, diciamo, per tutte le cose logistiche e siamo felici che il Padiglione Italia sia uno dei protagonisti dell'interlocuzione con la Mostra Internazionale curata quest'anno da Leslie Locco e dagli altri curatori. Come avete visto, questo allestimento è straordinariamente efficace perché lascia ed esalta gli spazi di questo padiglione che abbiamo visto in tante altre occasioni, pieno di ottime idee, di ottime opere, ma in realtà lui stesso, come tutto il resto dell'arsenale, è un'opera. Quello che penso di questi giovani architetti, i Fosbury, come ha detto alla presentazione, alla conferenza stampa al Ministero del signor Ministro San Giuliano, è straordinario che siano stati appunto scelti dei giovani, è straordinario che portino delle idee, ma soprattutto io credo è straordinario il loro coraggio, perché già hanno migliaia di metri da riempire e hanno scelto 9 postazioni in tutta Italia perché non gli bastava lo spazio. Quindi credo anche che questa impostazione di tornare in Biennale per fare la sintesi di quello che in giro per l'Italia viene considerato esempio di criticità o di soluzioni o di laboratori appunto per trovare queste soluzioni sia molto coerente con la scelta che ha fatto la curatrice Leslie Locco, che sceglie anche lei un sito specifico, un po' più grande, l'Africa, per poi tornare qui a dialogare con il resto del mondo e a cercare di trovare anche lei delle sintesi possibili nello spirito della Biennale, che è il più grande luogo della diplomazia culturale del mondo. Grazie a tutti e buona mostra.